Fratelli Rossoneri, amici di YouTube, buonasera, Grande Rino, che per te è questo? Una partita del cazzo, perché senza pubblico è una merda umana, però almeno il Rino se la merita. Se la merita, Grande Rino, e per te è questo, Grande Rino. Il nostro Nino Gattuso, primo trofeo per Rino, grande, l'unico allenatore che ha dato via senza neanche chiedere mezzo euro. Guarda, non mi piacevi come allenatore perché ti voglio bene Rino, però comunque sia, intanto Rino, tram, Coppa Italia l'ha presa. Grande Rino, cazzo, veramente sono felice, che buono, cioè zio, sono felice veramente. Rino, primo trofeo della tua carriera da allenatore. Sono felice. Non fregato è... alla Juve. Che bello. No, beh, la Juve. Comunque, no, veramente, cioè, la Juve veramente, cioè. Cioè, non so come faccia. Come si chiama la squadra di Torino? C-Juve. Quella di Torino. Come si chiama? Bobby. Vabbè, comunque. Quelli lì. Primo trofeo, tram. È andato da Rino, godo come un pazzo. Guarda, sto godendo come un pazzo, ma non per i gobbi, eh. Sto godendo perché Rino, che è una persona veramente per bene, è morta anche la sorella, questo qua, guarda, questa Coppa Italia, Rino, te la dedichiamo tutta a tua sorella. Non è stata una partita come... Cioè, si sa benissimo un attimino come, cioè, gli stadi vuoti è una merda umana, ok? Però veramente, Rino, il tuo primo trofeo te lo dedichiamo col cuore, davvero, perché sei una persona veramente umana, in primis. In secundis, sei veramente un uomo di calcio che, cioè, l'ultimo è andato via da noi, non ci ha chiesto un euro. Cioè, è andato via che ha detto, ragazzi, ha detto, io vado via, cioè, non mi interessa quanto mi date, guarda, vado via perché non credo nel progetto. Punto, però quello che mi avete dato non me lo scordo, anche perché Rino comunque con noi ha fatto tanti soldi a livello comunque sia professionale. Cioè, Rino veramente è un uomo, cioè è un uomo che è fuori dal normale, proprio è fuori dal normale. Rino, campione del 2006, titolare fra l'altro, ok, due coppe campioni, titolare con un centrocampo di Sedorf, Gattuso, con Sedorf, Gattuso, Pirlo e Kakà. Cioè, veramente, un uomo che... Rino è distrutto. No, Rino... Guarda, è un piccolo trofeo questo qua, perché non è stata una finale come giocarla con le porte aperte, per l'amor di Dio. Però questo trofeo te lo metti in tasca tua, in bacheca, Rino, te lo godi, perché nella tua bacheca comunque sia il tuo trofeo comunque di Coppa Italia, Rino, ce l'ha. Se vai su Wikipedia... Tu da oggi, Rino, la Coppa Italia è vinta. Quindi noi tutti veramente ti facciamo i complimenti per la Coppa Italia che tu hai vinto, Rino. Perché noi tutti del Milan ti vogliamo tanto bene. Cioè, noi tutti del Milan ti vogliamo tanto bene. Non è stata... Cioè, la partita a porte chiuse veramente è una merda umana. Però il suo trofino comunque sia se l'è messo in tasca e se lo merita, cazzo, gli è morta la sorella tipo neanche un mese fa. Questa, guarda, questo trofeo, Rino, tua sorella da lassù che ci guarda veramente ha detto no, lo vinci tu questo trofeo qua, perché sei una persona veramente vera, sei una persona veramente vera. Questo trofeo è dedicato alla tua sorella che ci è venuta a mancare, 37 anni fra l'altro, anche milanista fra l'altro. Ok, Rino, questo trofeo veramente è dedicato a tua sorella. Punto, non ci sono altre parole. Sappiamo quello che stai passando, perché perdere una sorella comunque sia, guarda, noi non ci possiamo neanche immaginare in questo momento lui come si senta. 37 anni, poi. Felice o triste? No, sarà sicuramente stasera sarà felice, però comunque sia. Io sorella non ce ne ho, però cazzo, guarda, ho perso un fratello io, quindi so cosa vuol dire. E niente, siamo felicissimi per te, Rino, che comunque sia hai alzato il primo tuo trofeo comunque sia nella tua carriera di allenatore. Ti vogliamo tutti bene, noi comunque sia nei tifosi milanisti,
tutti ti vogliamo bene, tutti, dal primo all'ultimo ti vogliamo tutti bene. Ti facciamo le nostre congratulazioni per questo trofeo che ha vinto, comunque. Ti mandiamo un bacio veramente per te, per tua sorella, veramente, ok? E la rivincita per comunque sia anni anche che hai iniziato a fare la gavetta piano piano, con calma, iniziato tutto quanto è. Hai avuto quello che comunque sia non ti meritavi, comunque per tua sorella è successa una tragedia. Questa vittoria va per tua sorella. Ti mandiamo veramente un abbraccio, Rino, te lo sei meritato. Grande Rino! Grande!